Mi chiamo Massimo, ho 34 anni. Allora, io l'Istituto Elvetico Sanders l'ho conosciuto tramite pubblicità, principalmente in radio. Ora, io avevo questo problema sostanzialmente, intanto di caduta di capelli, poi avevo la dermatite seborroica, abbastanza eccessiva, insomma, la forfora, e dopodiché avevo praticamente nella zona del vertice quella cosiddetta chierica, diciamo. Quindi, siccome tra le varie opzioni di cui si parlava nella pubblicità c'era anche il controllo gratuito, e sono andato alla sede romana dell'Istituto Sanders e sono stato accolto dalla dottoressa. Abbiamo intanto discusso delle singole soluzioni, non solo per evitare, per salvare il cuoio capelluto e rafforzarlo e se possibile anche coprire la parte vuota, diciamo. E è stata molto disponibile, mi ha detto appunto di prendere tutto il tempo necessario per valutare le possibili opzioni. Ci ho riflettuto un po' e quindi dopo un po' abbiamo deciso di fare insieme questo percorso che comprendeva sia il trattamento che l'operazione di trapianto. Il trattamento praticamente consiste in una serie di lavaggi tramite prodotti particolari e che servono non solo ovviamente a lavare il cuoio capelluto ma anche a rivitalizzare comunque il cuoio capelluto e la chioma, oltre ad alcuni trattamenti tra virgolette elettronici su cui non entro magari nello specifico. È un trattamento di natura ciclica, nel senso che bisogna farlo più volte a settimana, il che, pure detta così, può sembrare un po' frustrante, però comunque i risultati sono stati notevoli. Non solo la forfora e la caduta dei capelli sono praticamente sparite e la mia chioma praticamente è diventata ovviamente più pulita, più tonica, più folta già dal trattamento. E questo, vabbè, non è che lo dico solamente io, ma lo dicono anche alcuni miei amici che mi hanno visto, che tra l'altro erano all'oscuro del trattamento, quindi hanno notato questa cosa e spontaneamente mi hanno chiesto: ma che è successo? Hai fatto qualcosa? Quindi diciamo che questa è la migliore prova di ciò. È sopportabile, però comunque richiede un po' di pazienza. Poi certo, comunque la struttura accogliente, comunque la competenza, la disponibilità anche dello staff che mi ha accolto e del dottoressa chirurgo che mi ha operato, comunque rendono molto più sopportabile. Ora, ad oggi i risultati comunque si vedono, è stata praticamente ricoperta tutta la parte che doveva essere ricoperta. Inoltre la parte donatrice, ovvero quella dove hanno estratto i bulbi che mi hanno impiantato, è praticamente rimasta intatta ora che sono ricresciuti i capelli. Sembra che non sia praticamente stata toccata. E oltretutto alcuni dei bulbi che mi hanno impiantato devono ancora crescere, quindi praticamente c'è oltretutto ancora margine di miglioramento, quindi meglio del previsto per quanto mi riguarda. Allora, potrei fare un esempio: magari prima di fare l'operazione comunque, diciamo, a volte capitava che guardandomi distrattamente allo specchio notavo comunque la parte, diciamo, la chierica di cui parlavo prima, che è una cosa che comunque un po' mi stonava, specie perché magari stavo in pace con me stesso in quel momento, poi vedevo quel particolare, diciamo che alla mia età volevo evitare possibilmente che mi cadessero i capelli e possibilmente ricostruire la parte che avevo perso. E anche in questo caso comunque devo dire che dei benefici si sono accorti anche i miei amici, e anche in questo caso non sapevano che avessi fatto l'operazione. Beh sì, io direi che non solo le persone che hanno problemi comunque di calvizie, di capelli, ma anche le persone che temono di poterne avere potenzialmente in futuro, secondo me potrebbero andarci, tanto comunque il personale, le dottoresse sono sempre molto gentili, disponibili, anche molto chiare, e quindi comunque discutendo con loro valuteranno insieme se sarà necessario o meno fare qualcosa, diciamo. Tentare non nuoce, e penso ne valga la pena.